The New Stories. La tua informazione libera. La furia delle piogge che hanno colpito Valencia continua a causare devastazione e lutti. Per Antonio Tarazona e la sua famiglia, l'alluvione è stata una tragedia inimmaginabile. A Paiporta, Antonio, sua moglie Maria e la loro piccola Angeline, di pochi mesi, sono stati colti di sorpresa mentre viaggiavano in auto, quando l'acqua li ha intrappolati all'improvviso. Nel disperato tentativo di salvarsi, Antonio è riuscito a uscire dal veicolo, ma la corrente lo ha trascinato via. Da lontano, ha assistito impotente all'incubo. Lourdes e Angeline erano rimaste in auto, apparentemente al sicuro. Tuttavia, la forza dell'acqua ha iniziato a muovere il veicolo e l'ultimo ricordo che Antonio conserva è quello di sua moglie e sua figlia che chiedevano aiuto dal tettuccio, prima di scomparire. Dopo ore di angoscia e ricerche, il peggiore dei timori si è avverato. A quasi 24 ore dalla tragedia, i corpi di Maria, 34 anni, e della piccola Angeline sono stati ritrovati. «Non ho potuto salvarle», ha dichiarato Antonio, con il cuore spezzato, ricordando quei momenti terribili. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.